un buongiorno a tutti da Chris. Finalmente per me arriva, anche per me, il meritato riposo. Secondo giorno di riposo dopo 80 giorni più o meno senza più giorni di riposo per la stagione estiva, quindi ieri e oggi sono stati chiusi, quindi della faccia casseggio. Comunque sono venuto a prepararmi la pasta per la focaccia per domani. Io non c'ho più focaccia, quindi come ho 24 ore di lievitazione, la macchina sta facendo l'impasto, caffè con voi, alla vostra, e breve video. Facciamo il punto. Lista UEFA, Perez, vabbè, lasciamo stare, Real Madrid. E per rispondere brevemente su un video che ho visto su Fair Play, molto molto bello, e vi consiglio di andarlo a vedere, quello di Alessandro Catto, l'amico di Fabio Vergon, però, che spiega bene, benissimo, fatto benissimo, ma secondo me c'ha alcune imprecisioni o sono state dette alcune cose, forse, non so se volutamente o forse sicuramente non ci ha pensato, avrà dimenticato. Bene, 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 cominciamo da Florentino Perez. Come sempre è stato detto, all'Inter il giocatore è stato proposto in primis, neanche per l'Inter Milano direttamente, per gli agenti, insomma, lui c'aveva una promessa di andare via, quindi ha promesso l'Inter ha detto vabbè, se vi liberate lo prendiamo. Poi è chiaro che magari l'Inter ci ha pure parlato, Spalletti, chi non lo fa, però l'Inter si è mossa restando nelle regole e rispettando il fair play. Quello che dice che non aspettiamo il fair play, se c'è una squadra che lo rispetta in tutto e per tutto siamo noi, perché vero, come ho detto nel video di Alessandro, qualche cosa in più si sarebbe potuta fare, non avere 90.000 top. Però c'è una cosa che forse non è stata detta in quel video lì, per le sponsorizzazioni, e ci verremo dietro dopo. Quindi per Real Madrid la FIFA ha già detto che non ci sarà nessuna inchiesta, quindi figura del cazzo di Florentino Perez. Ma noi personalmente, non fosse qua su YouTube, l'abbiamo detto, ma più che altro sulla pagina Facebook, che vi ringraziamo, stiamo crescendo sempre di più, siamo sempre tanti commenti, la pagina sta crescendo, tanti consensi, vi ringraziamo, cerchiamo di fare qualcosa, quello che noi siamo. Non siamo il gruppo Facebook che mette buongiorno, tazzina dall'Inter. Cerchiamo di avere una critica costruttiva, che sia positiva sia negativa. Quindi ringrazio tutti i miei admin, quelli nuovi, quelli che c'erano stati, che per altre ragioni, per altre cose, sono dovuti partire. Quindi un grazie soprattutto a Francesca, a Jonathan, a Luca, a Fabrizio. E adesso abbiamo Paolo Lanzarini, che vi invito ad andare a vedere nella sua pagina su Facebook, si chiama Interamente, però col trattino tra l'A. Molto bravo, lui fa delle pagelle, una persona molto ironica, molto competente e critica pungente su tutti gli aspetti, che sia positiva o negativa. Quindi vi invito ad andare a vedere la sua pagina. Jonathan, abbiamo differenziato i canali, quindi io tengo questo, Jonathan c'è un altro canale. Siamo sempre sulla pagina insieme, ovviamente, però ognuno ha il suo canale e ci riportiamo avanti così, con le nostre differenze di vedute, di pensieri e tante altre cose, insomma, abbiamo preferito differenziare. Poi tra l'altro lui comincia a fare anche robe di motori, musica, ma piano piano, perché un po' alla volta il canale crescerà, quindi andate a Johnny's Intercorner. E Claudio Palese, il nostro nuovo acquisto, anche lui allenatore, allena una squadra di allievi, come me un po' in questo lavoro, in un agriturismo, quindi preso molto, però molto competente. Speriamo di continuare così, grazie per il vostro sostegno. Ritorniamo ai fatti di Casa Real. Quindi la FIFA ha detto tutte queste cose vere, quindi non c'è niente che il Real poteva denunciarci. Anzi, fossi l'Inter, come ha detto pure il mio amico Luigi, che qui saluto nel suo video, magari è l'Inter che dovrebbe attaccare sto coglione e denunciarlo e farsi sentire sedi legali, o fare un comunicato molto, molto duro nei confronti del Real, visto che ci hanno diffamato, adesso li diffamiamo noi. Tra l'altro, il Real, tralasciando la questione Mourinho, che se n'è andato via dopo un'ora e mezza sull'auto del Real Madrid, che è andato a Milano, che poi l'aveva già contattato a gennaio. Già a gennaio sapevamo che Mourinho se ne andava a Real Madrid, perché c'era sempre stato rottura dei coglioni. Ed era un allenatore sul tuo contratto, c'è ancora 2 anni e mezzo di contratto a gennaio. Caro Flo Merdino, come ha detto Luigi Perez, Flo Merdino, figura di merda galattica hai fatto. Tu parli di valori, tu parli di correttezza, che sei il primo mafioso della storia del calcio, assieme ai tuoi amici del Barcellona.
due squadre più mafiose d'Europa, le Juventus d'Europa sono loro. Avete preso Lopateghi, ma come l'avete preso Lopateghi? Tre giorni prima del mondiale, non era uno che aveva un contratto, e viene a parlare a noi di gente sotto contratto. Mica, lavati la bocca con l'acido maniatico prima di parlare di Arida, testa di cazzo. Senza contare i prestiti che avete avuto dalle banche, spalmati su 40 anni, che sia voi il Barcellona, avete dovuto essere falliti all'epoca, quando in Italia ancora gli anni 90, ma se dico a voi, eravate indebitati fino qua. Poi agevolazioni statali, agevolazioni della corona di Spagna, quindi i vostri debiti quasi quasi sono stati cancellati, 40 anni, poi prorogati di 20 ancora, quindi non parlate di far play dell'Inter, chi non, cioè cosa cazzo avete rispettato voi e quell'altro deficiente di Tebas, il presidente della federazione calcio spagnola, quello è un'altra testa di minchia. Vabbè, chiusa parentesi, lista UEFA rimane fuori Gagliardini, si vede, ho letto tanti commenti anche sulla pagina del mio amico Paolo Lanzarini, chiaramente c'è chi dice avrei tenuto Gagliardini tutta la vita, non l'avrei tenuto, beh, preso, secondo me se Vecino è quello dell'inizio campionato dello scorso anno senza pubalgia e sta bene, è molto meglio di Gagliardini con Brozovic, perché ha quegli strappi che possono essere utili in fase di ripartenza, sa far legna, sa far, è un po' più tecnico di Gagliardini, ma sta la prova che tutti mi dicono niente più equilibrata con Gagliardini, ma Gagliardini e Brozovic hanno fatto 9 partite insieme, ok, abbiamo preso un gol, però è il momento più importante della stagione dell'Inter, dove Brozovic si è messo a giocare, dove la squadra ha comunque fatto bene tutti. Quindi sono insieme di cosa? Loro certamente hanno trovato un equilibrio tattico qui, Brozovic e Gagliardini, però il dato statistico degli 860 passaggi tentati, il record d'Europa con 760 o 90 riusciti, ma perché facciamo passaggi orizzontali? Il calcio si va in verticale, ragazzi, non possiamo fare i passaggini, il problema è sempre lo solito, non riusciamo a scardinare le difese schierate, non riusciamo a dare gli spazi, non riusciamo a far passare la palla negli spazi dove i nostri giocatori devono andare, negli spazi in corsa non riusciamo, quindi dobbiamo crearci la superiorità numerica, abbiamo bisogno anche di gente che ha uno strappo a centrocampo che possa accelerare, saltare l'uomo e ti crea quel momento lì una superiorità numerica, e quindi così si liberano gli spazi, che poi queste cose qua devono portarti anche i due esterni difensivi che abbiamo preso, in questo caso abbiamo giocato con Politano, Perzic e Keita, ecco, i due giocatori devono fare queste cose qui, quindi un insieme di cose. Io penso che la scelta sia corretta di prendere Vecino, perché è uno che dà più qualità, più sostanza, segna qualche gol, se sta bene, e basta. La scelta era quella, perché? Perché per la lista UEFA 2016 non stavamo venendo a spiegare le cose, era così. Dobbiamo avere il bilanciamento tra acquisti e uscite, che poi sono stati aggiunti, che potevamo contare nella lista anche la gente che poi abbiamo venduto e che non era in lista, che è stata anche una bella notizia quella, se vi ricordate. Ma quelli che hanno rotto le palle perché prendiamo solo la gente in prestito con diritti, avevamo già detto prima perché. Perché era per le liste UEFA, dobbiamo prendere gente con diritto di riscatto, non con obbligo. Se no, se volete Gagliardini sta fuori o Nainggolan, o Keita, o Lautaro Martinez, cioè alla fine le scelte sono quelle, non può stare a Borcavallo perché lui abbiamo preso poco, quindi è normale che sia dentro. Quindi il mister ha scelto così, pace. Ritornando al video sul Fair Play di Alessandro, che è stato fatto molto bene, ripeto, perché è verissimo. Due cose che però, strette. Le sponsorizzazioni adesso, poi con il nuovo Fair Play, con lo primo è vero che si poteva saltare, però c'era una cosa da dire, che quando Toir ha sottoscritto questo piano era vincolante, Sanning anche volendo entrare dentro e dire faccio un volontario agreement, non poteva farlo, perché l'aveva già sottoscritto Toir, e quando sottoscrivi un settlement agreement su più anni con dei rientri, devi rispettarlo, perché è vincolante, se dice parola vincolante, sei vincolato a questo piano, quindi volente o nolenti devi rispettarlo. Il Milan, quando hanno preso i cinesi da Berlusconi, non avevano fatto sottoscritto un settlement agreement, il Paris Saint Germain quando sono andati i Qatariotti non avevano un settlement agreement, prima cosa. Seconda cosa, le sponsorizzazioni. Paris Saint Germain è già stato sanzionato nel 2014 perché giustamente avevano gonfiato le sponsorizzazioni, quindi poi era addirittura retroattiva a 3 bilanci indietro, ci ha messo 300 retroattivi, quindi ha potuto comprare quelli che ha comprato, i Pastore, i Di Maria, se gente qua, i Lavezzi, poi chi ne ha più ne metta, che altra gente che era arrivata, però l'hanno fatto con questa ottica qua, l'Ibrahimovic, perché hanno fatto una roba retroattiva, infatti furono puniti, ebbero 60 milioni di multa insieme al City, credo chiaramente 20-27 subito cash, e gli altri con la condizionale se rispettavano certe cose rientravano, e quindi quell'anno lì avevano il mercato bloccato per 60 milioni, dovevano
potevano spendere 60 milioni e avere, hanno venduto i giocatori. Quell'anno lì a Paris Saint-Germain arrivò Di Maria 60 milioni dalla United, Krikoviak a zero, e fecero delle cessioni e quindi rispettarono il settlement. Infatti ebbero anche la rosa ristretta e dopo gennaio non so cosa successe, la UEFA li scagionò l'anno dopo, il settembre dopo li scagionò dicendo che avevano aspettato il settlement agreement. Quello di quest'estate, che hanno avuto una spesa di 80 milioni per rientrare negli investimenti, non erano quelli di Neymar e Mbappé, dovevano aspettare l'equilibrio di bilancio. Le spese che hanno fatto sono state inviate con la giudizio perché sono state gonfiate, quindi adesso torneranno ancora la UEFA a parlare a ottobre e col nuovo regolamento in teoria le sanzioni possono essere scontate anche adesso, magari si trovano anche loro una rosa ristretta, vediamo cosa succede, perché era per questo. Infatti il mercato di quest'anno, che tutti dicono che si può girare, sti cazzi, no? Hanno speso 37 milioni in acquisti. Kehrer, che è quel giocatore che l'Inter voleva prendere dallo Schalke 04 a 0, che poi ha rinnovato alla fine prima di firmare con l'Inter, e Bernard dal Bayern Monaco per 37 milioni di euro, i due giocatori. Hanno avuto delle uscite per 107 milioni tra cessioni definitive, Berchiche 30 milioni, Pastore 25, poi hanno venduto Dembélé, hanno venduto altri giocatori, poi Lo Celso in prestito 5-6 milioni con 25 obbligo di riscatto, quindi hanno fatto e altri prestiti, poi altra gente è andata via a zero, i Krikoviak così prestati a 1-2 milioni, insomma hanno fatto 107 milioni di cessioni, quindi in teoria sarebbero in attivo, ma sono in passivo perché entra il riscatto di Mbappé a giugno 2019 che sono 187 milioni. Quindi loro devono ancora fare minimo 90-100 milioni, cosa che vi dissi prima di giugno quando c'erano gli scherichi, che sarebbe stato, e così sarà. Adesso a ottobre col Milan saranno sentiti della UEFA e vediamo. Quindi vero, puoi fare quello che vuoi, puoi metterci soldi, però adesso non l'hanno fatto, non perché il Paris Saint-Germain non può comprare, vedete? Perché sono obbligati dal nuovo regolamento, bilancio tra equilibri e cessioni. Quindi il prossimo anno, prima di acquistare, devono fare consulenze per 100 milioni. E qui entrerà forse la cessione di Neymar ad altre squadre. Questo è l'accordo che hanno. Quindi fatto molto bene il video, ma non spiegato in maniera perfetta. Verissimo che tu, se c'è soldi, puoi farlo. Però adesso col nuovo regolamento devi avere questo bilanciamento tra acquisti e cessioni. Liste UEFA, non liste UEFA. Quindi le sponsorizzazioni si possono fare. Poi le sponsorizzazioni possono essere fatte, il calcolo che si fa, credo, se non voglio dire una cazzata, ma credo che sia così, è il 15% del tuo fatturato. Quindi non puoi andare oltre. Se tu fai, che ne so, 100 milioni, il 15% sono 15. Non è che scappi. 15 milioni puoi fare di sponsorizzazione da uno sponsor, capito? Non puoi farne 40, quindi quelle si chiamano gonfiare, cose che hanno fatto. Tre sponsorizzazioni sono state trovate dalla QTE, Qatar Tourism Authority, che poi non è tanto che il Qatar, che poi il Qatar è proprietario del Paris Saint-Germain, che hanno fatto tre sponsorizzazioni gonfiate e sono sotto il regolamento della UEFA. Quindi tutto vero, però il nuovo regolamento c'entra. Adesso acquisti e cessioni devono bilanciarsi. Tu prima devi bilanciare. E poi tra acquisti e cessioni, una volta che sei fuori dal settlement agreement, che l'Inter dovrebbe esserci il prossimo anno, l'Inter sarà meno controllata. Però se tu, quando farai acquisti e cessioni, hai un disavanzo di 100 milioni, allora la UEFA arriva subito e può indagare, tra le altre cose. Quindi questo era quello che volevo dirvi per oggi. Il caffè, porca miseria, è venuto freddo, ce lo beviamo lo stesso. Sempre Forza Inter, ci vediamo alle prossime, ragazzi. Iscrivetevi al canale, alla pagina che vi lascio in descrizione, e vi lascerò in descrizione alla pagina di Paolo Lazzarini, molto molto bella, se vi piace una roba pungente, tagliente, ironica, diversa, andate sulla sua pagina, mettete like, comunque Paolo è con noi, quindi è un vero piacere. Ciao ragazzi, Forza Inter sempre.